penso che, come sempre, serve se non è l'unica cosa. Oggi vedete che ci sono le forze dell'ordine, ci sono i carabinieri, però diciamo i vigili, la polizia servono se c'è una concomitanza di lavoro comune anche insieme agli abitanti, commercianti, a noi che promuoviamo la commenda. Non è che solo degli stranieri. Come sempre, se un posto è degradato, richiama degrado. Se un posto è risanato, richiama. Quindi è anche vero che chi ci viene, che possono essere stranieri, eccetera, se trovano degrado, se trovano sporcizia, se trovano non passaggio di persone, rischiano di lasciar lì le bottiglie, rischiano di ubriacare. Se trovano un risanamento della zona è più difficile che ciò avvenga. Averla riaperta al pubblico significa la scommessa vera per risanare una zona e restituirla alla città e alle comunità straniere che vi operano. Solamente se tutti ci si mette insieme, dagli abitanti ai commercianti, la stessa AMIU che può fare la pulizia e ce la sta facendo più regolarmente, le stesse forze di pulizia, che è bello se ci aiutano in questa fase. Però diciamo c'è anche l'elemento positivo di quanto si appropria la città di questa zona stupenda e di questo edificio stupendo. Quindi la città deve sapere che è aperta al pubblico. No, molti non lo sanno ancora che è aperta al pubblico. Più persone vanno, partecipano alla zona, più è facile che si risani un ambiente anche da quelli che sono elementi di un certo disturbo o disagio che c'è nella nostra città. Via Pregia è stata risanata dal comune in buona parte, i trogoli di Santa Brigida, ma gli stessi operatori che lavorano qui fanno un grande lavoro in questo senso. Però naturalmente bisogna far molto insieme, ecco. So che anche la sindaco adesso ha riunito gli abitanti, i commercianti, ha riunito anche noi, proprio per fare un incontro, per decidere come collaborare insieme al fatto che questo luogo eccezionale diventi un luogo di cui restituito alla città.